Buonasera a tutti, sono Elena Sala, ci ritroviamo qui per il consueto appuntamento con le Aste Bolaffi, le prossime Aste Bolaffi. Sono qui in compagnia di Alberto Pettinaroli. Buonasera, ciao Alberto, benvenuto. Ciao a tutti a casa, per ciao, parlarvi della prossima asta, quella dedicata ai fumetti, che si terrà live internet. Non vi preoccupate, perché nel corso di questa ora passata insieme vi spiegheremo tutto, e sarà dedicata ai fumetti. Alberto Pettinaroli è il nostro esperto ed è un uomo fortunato, perché ha fatto di una passione anche il suo lavoro. Alberto, introducici quella che sarà la prossima asta, ricordiamo, del 17 febbraio. Buonasera a tutti intanto, buonasera, ciao Elena. Ciao. Questa è la nostra seconda asta di fumetti, il nostro secondo appuntamento. Ne abbiamo avuta una esattamente un anno fa, è stata un'asta con molto seguito, che ha ricevuto molta attenzione sia mediatica ma anche di collezionisti. Abbiamo avuto tantissime richieste, tantissime offerte sui lotti, e quindi abbiamo deciso di rifarla. Rifarla cosa significa? Significa mettere di nuovo insieme tutta una serie di oggetti, una serie di fumetti, una serie di litografie, serigrafie che possono appassionare il pubblico e che possono avere un interesse collezionistico e chiaramente un interesse commerciale anche, perché ricordiamoci che stiamo sempre parlando di cose con diciamo un interesse commerciale forte e sempre in crescita. Sai che i fumetti che insomma accomunano e sono trasversali, no? Generazioni di collezionisti. Chi non ha letto, anche non se io, figli leggono Topolino banalmente, però dal nonno, cioè sono proprio trasversali in qualche modo. È un'asta che si rivolge solo ai collezionisti o ci sono pezzi anche per appassionati, insomma, giusto per fare anche qualche prezzo? Allora qui ci sono sia cose molto specialistiche, poi le vedremo, magari non so, l'edizione con la bustina ancora integra all'interno, c'è il numero speciale edizione speciale del Topolino, piuttosto che il gadget inserito. Allora questi pezzi sono pezzi per gli intenditori e per chi è veramente un collezionista specializzato, però non c'è solo questo, perché ci sono anche litografie, vedremo, c'è la serie di Dylan Dog che è bellissima anche d'arredamento, uno se ha una stanza può utilizzare una bella libreria con tutta la serie magari di Dylan Dog, magari il design con tutti i pezzi, esatto, di Dylan Dog, esatto. Quindi c'è sia la cosa di interesse collezionistico specializzato, sia la cosa, diciamo, per arredare anche le statue. O anche una regalistica eventualmente, poi, no? Magari sai che qualcuno è appassionato di Zagor, pezzo, quindi esatto, un po' per tutte le tasche. Allora, ripetiamo, vi stiamo presentando quella che sarà la prossima asta dei fumetti. Siamo qua con Alberto Pettinaroli, il nostro esperto. Un'asta che si terrà live, quindi non ci sarà un posto, in genere vi diciamo sempre presso il nostro sede di Torino, Milano, no, in questo caso sarà live. Cosa vuol dire? Che voi potete partecipare comodamente da casa, quindi seduti nella vostra bella poltrona col vostro PC davanti. E come potete farlo? Allora, ci sono vari modi, ci saranno varie piattaforme. La prima cosa chiaramente è andare sul nostro sito istituzionale www.astebolaffi.it. In questa trasmissione abbiamo un numero attivo, potete quindi già chiamare sin d'ora per avere tutte le informazioni del caso. Come partecipare? Invece, nel caso aveste anche dei fumetti, eventualmente degli oggetti legati ai fumetti di cui volete sapere, magari avere una valutazione, un'idea del prezzo. Quindi abbiamo il numero in sovraimpressione, lo 011 0561 684. Anche una mail attiva, info@astebolaffi.it. Alberto, come mai questa scelta di fare un'asta live? Forse perché c'è un interesse un po' allora, ovunque? Quando, cioè, i fumetti, diciamo, è qualche anno che hanno preso proprio un interesse collezionistico significativo, e da qualche anno che, come al solito, sono gli Stati Uniti che anticipano le tendenze, insomma, in questo tipo di collezionismo. Quindi da 15-20 anni, è lì che si è creato, diciamo, un forte nucleo. Se uno pensa, ci sono dei pezzi che raggiungono cifre astronomiche, centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro, e quindi è un mercato che dagli Stati Uniti si è diffuso un po' anche in tutto
tutta Europa e adesso in Italia sta attecchendo in maniera veramente sentita. Però cosa succede? Che i collezionisti non è che siano solo qua, sono magari collezionisti esteri, sono collezionisti che offrono online dalle loro poltrone, però magari dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria e quant'altro, no? Questa è una cosa molto bella, perché la Bolaffi, visto anche gli ultimi 2 anni, insomma, dove gli spostamenti non sono stati semplicissimi, ha potenziato in modo importante quelle che sono le aste online o un modo di partecipare con grande sicurezza direttamente proprio da casa propria. Poi chiaramente spediamo in tutto il mondo in modo assicurato. Alberto, se uno va online su, invece sul nostro sito astebolaffi.it, trova già qualcosa di questa prossima asta? Trova il catalogo, ci sono tutti i lotti con le fotografie, ci sono delle descrizioni e insomma poi ci sarà anche la possibilità eventualmente, se uno vuole, di visionare dal vivo questi lotti nei giorni prima dell'asta, il 14 e il 15 febbraio, solo su appuntamento chiaramente. Okay. Insomma, e solo a Torino, solo a Torino. Quindi la visione lotti c'è, sarà a Torino, sarà il 14 e il 15 febbraio, presso lo spazio Bolaffi in Corso Verona. Attenzione, non avete capito bene, noi ripeteremo queste cose durante tutta la trasmissione chiaramente, ma ricordatevi, potete comodamente scrivere una mail a info@astebolaffi.it. Siamo qui per presentarvi la prossima asta, ma come sempre la Bolaffi è qui anche per al vostro servizio. Avete qualche curiosità, avete trovato in una soffitta lasciata da vostro zio dei fumetti, di qualsiasi cosa che riguardi appunto il mondo dei fumetti e grandi personaggi, dall'Uomo Ragno a Batman a Topolino. Scriveteci, mandateci delle immagini, è sicuramente la cosa più semplice, più comoda per avere una valutazione, perché no, magari la prossima asta anche i vostri oggetti potrebbero essere inseriti. Certo. Alberto, entriamo un po' nel vivo. Sì, facciamo un po' di numeri, facciamo vedere qualche bella immagine, fammi sognare con quello che sei riuscito a recuperare in questi allora, mesi. Allora, mi posso alzare, mi alzo un secondo, così vado a recuperare appena qua dietro i primi, sono quattro diciamo, tra i primi lotti dell'asta, e sono i numeri di Topolino giornale. Perché giornale? Giornale è il formato. Se uno immagina Topolino, adesso voi magari da casa ci sono sia collezionisti diciamo che conoscono bene il mondo del fumetto, sia persone che invece magari si avvicinano, si stanno avvicinando questa sera per la prima volta. Topolino giornale, perché ecco, vedete, io ad esempio non lo sapevo neanche, guarda, non l'avevo mai visto, quindi fammi vedere di che cosa si tratta. Qui si tratta di, come fosse un giornale. È un giornale, questo qua è del 1937. Beh. E guarda le condizioni di conservazione, quello che è molto 85 anni, che, scusate, 85 anni, guardate com'è conservata la carta, solo forse un filo, ma neanche troppo ingiallita. Veramente una conservazione, direi, una fior conservazione di stampa quasi. Veramente spaziale, ci sono, vabbè, qualche piccolo segno del tempo, in questi oggetti c'è sempre, anche perché la carta, come vedi Elena, è molto sottile, quindi è ancora più difficile averlo in questa conservazione. Sì, ma il segno del tempo è anche sinonimo di bontà e autenticità, perché un pezzo di 85 anni non può arrivarci completamente proprio perfetto. È normale che ci sia un invecchiamento della carta, della stampa, mi sembra più che logico. Io lo trovo meraviglioso, non sapevo neanche che, ma questi cos'erano, i primi Topolini? Questi erano i primi Topolini, erano così, c'erano in questo formato, poi hanno fatto delle strisce sostanzialmente, quindi un formato molto più piccolo, molto più sottile, e poi siamo arrivati invece al Topolino nel formato attuale classico, poi più o meno cambia leggermente, ma insomma è quello che ci immaginiamo, ed è quello che continua tuttora ad essere venduto nelle edicole, perché quello forse è un pochettino più fruibile, è anche più pratico, è più leggibile da qualsiasi parte, direi. Sì, esatto. E anche per i ragazzini forse, perché si inizia da ragazzini, forse il formato più piccolo è diventato sicuramente più maneggevole rispetto a un giornale, però questo è un fascino. Questo di che lotto si parla, da cosa è composto? Allora, qui ci sono due lotti, cioè sono due annate complete, e sono le annate complete del 1937, di cui questo è uno degli esemplari, e del 1938, e saranno i lotti 16 e 17. Saranno i lotti 16 e 17 che partiranno
da una base di 100 euro, quindi 100 euro diciamo è il chip, è il minimo per l'annata completa, diciamo, quindi 100 euro per l'8-16, 100 euro per l'8-17. Prezzo interessantissimo, direi. È un prezzo interessantissimo, noi pensiamo che ciascuna delle due annate possa poi realizzare tra 500 e 600 euro, però la base è 100, quindi uno da casa la può mettere un'offerta 100, 150, 200, può seguire l'asta, vedere come va. Sappiate che secondo noi questi sono oggetti che valgono 500, 600 euro e potete averli a 100. Ti interrompo perché magari non tutti i telespettatori hanno mai partecipato a un'asta. Questa è una cosa molto bella, quella che diceva lui. C'è una base, dopodiché il prezzo sarà fatto di fronte a voi. Chiaramente in questo caso sul computer vedrete i realzi. Quindi il prezzo poi in qualche modo è veramente l'incontro tra la domanda e l'offerta. Certo. Quindi ci potrebbero essere dei prezzi che scatenano una grandissima competizione, arrivano a 500, 600, 700 euro magari come questi, e dei pezzi che rimangono più bassi. Ma questo è il bello ed è la trasparenza di un'asta, vero Alberto? Esatto. Su cui ci crediamo tantissimo, Sistema dei vendita tramite asta. Il prezzo sostanzialmente in pubblico. Quindi significa, non è che noi diciamo questo oggetto costa 100 euro, no, noi diciamo, vabbè, 100 euro è il minimo che diciamo da anche, come dire, deve essere abbastanza basso da invogliare, dall'altro lato, insomma, non deve neanche essere proprio, non deve deprezzare l'oggetto, no? Però tenete conto che 100 euro rispetto a 500, 600, insomma, stiamo parlando di un'occasione. Cioè, è un'occasione. Diciamo le cose come stanno e usiamo le parole giuste. È un'occasione alla fine. Vi ricordo che per poter partecipare, per avere tutte le informazioni, siamo praticamente in diretta. Quindi avete anche un numero di telefono, quello che vi compare in sovraimpressione, lo 011 05 61684, oppure potete scriverci a info@assebolaffi.it. Ricordiamo che i pezzi che stiamo presentando questa sera durante questa ora con voi e con Alberto Pettinaroli potete trovarli, scaricarli, andarvi a leggere con tutte le descrizioni già lotto per lotto sul nostro sito assebolaffi.it. L'asta che vi presentiamo, quella dei fumetti e degli oggetti legati ai grandi personaggi dei fumetti, sarà online, live, il 17 febbraio. Ve lo ricordo ogni tanto per chi si collegasse magari, certo, non proprio all'inizio solo della trasmissione. Quindi direi che questo è un pezzo veramente per Topolino, credo che sia uno, no? Dei fumetti più amati, beh, è uno in dei assoluto, più conosciuti, proprio... è uno insomma di quelli con più seguito, pubblicati praticamente in tutte le lingue del quindi, mondo. Quindi 1937 e 1938, esatto, quindi sono gli anni, esatto, delle collezioni complete di questo giornale. Quindi siamo all'8 17, dico bene? No, l'8-16 e l'8-17. Poi comunque uno fa anche un tuffo nel passato, perché vede in qualche modo anche l'umorismo che poteva esserci negli anni 30, cioè è veramente un tuffo nel passato con un pezzo di carta, un pezzo di giornale di valore nel tempo, perché noi siamo qui ancora a parlarne praticamente 80 anni dopo e ne parleremo ancora tra 80 anni, tra l'altro. Assolutamente. Quindi sì, uno si mette a casa un pezzo bello, un pezzo con un senso, con una logica anche futura, no? Anche futura e anche eventualmente rivendibile, perché no? Perché gli oggetti comprati nell'asta, passati in un'asta e quindi che hanno in qualche modo un pedigree di essere, certo, stati acquistati in modo ufficiale tramite l'asta, perché no? Tra 20, 30 anni, 10, vi siete stufati, non vi interessa più, ci contattate nuovamente e magari, perché no, potete rimetterli in futuro all'asta. Direi che questa è una cosa che per le generazioni rincuora anche molto, direi, no? A volte, sì, di prendere dei pezzi che appassionano magari un nonno, magari il figlio non è così interessato, però se i pezzi sono giusti, e in questo credo che la Bolaffi, non solo nei fumetti, perché sapete che noi spaziamo veramente dagli orologi alle monete, ai quadri, all'antichità, al design, ai vini, insomma, e poi c'è già stata la trasmissione dove vi abbiamo raccontato quelle che saranno le future aste. Riteniamo che il pezzo giusto, la chicca, il pezzo in qualche modo certificato che passa tramite un'asta possa essere sempre un qualcosa da tenere lì, un piccolo, diciamo, bene rifugio, sì, ecco, sì, insomma. E poi le collezioni evolvono, il bello dell'asta che anche voi, una volta che uno entra nel giro, può un po' vendere, un po' comprare, insomma, può divertirsi sostanzialmente, no? E può far evolvere la propria collezione. E noi siamo qui, organizziamo aste di questa tipologia e continueremo a farlo
anche con quest'ottica qua, con l'ottica di cambiare, evolversi. Alla fine è un divertimento, c'è un po' il divertimento, un po' l'investimento, un po' il Un po' fatto, la passione, un po' il collezionismo, un po' l'idea invece di fare certo. un regalo gradito, magari, non so, per i vostri I figli regali che... poi li vediamo dopo, perché Ah, secondo me dopo ci ce sono n'è? due o tre Allora guarda, cose, sei tu qua anzi, l'esperto. no, forse anche più di due, dico due o tre, ma insomma ci sono tutta una serie di lotti Che tra potrebbero... statuine, insomma, sono cose molto divertenti che fanno un Bene. sacco di arredamento, insomma, Bene. veramente belle, veramente Prossima belle. asta dei fumetti, 17 febbraio. Alberto, abbiamo già un'ora per dare un appuntamento di quando ci si potrà collegare magari online. È vero che sul sito Allora, trovate tutte le informazioni, però c'è sì, già un'idea. collegatevi. Alle 14:30 inizia l'asta. Collegatevi magari un po' prima, non so, Registratevi, insomma, prendete le cose, registratevi, fate le cose fate. con calma. Esatto. Chiamateci questa sera, scriveteci. Avete in mente, vedendo la trasmissione, magari che avete dei topolini di non so quanti anni che avete tenuto, perché magari le avete riposte in uno scatolone, ma non siete mai disfatti perché è stata usata la passione della vostra infanzia e giovinezza. Chiamateci, mandateci delle fotografie. Siamo a vostra disposizione per delle valutazioni assolutamente gratuite. Alberto e i nostri esperti vi risponderanno per dire se sono oggetti solo da tenere lì come piacevole ricordo, oppure se possono invece essere interessanti, magari da poter Esatto. essere messi all'asta durante le prossime aste. Allora Alberto, cosa ci hai portato ancora di bello? Andiamo avanti. Prima ho anticipato che la differenza tra i topolini era nel formato. Adesso passiamo al formato più tradizionale. Qual è quello più tradizionale? Quello che conosciamo tutti, insomma. Adesso non ve lo sposto neanche perché, insomma, però è qua dietro. E quindi passiamo all'822. Il 822 ha una particolarità, che praticamente è un topolino libretto numero 29. In questo libretto c'era, come capita spesso nei fumetti, lo vedremo anche dopo perché capita in tantissimi fumetti e capita anche tuttora, c'erano dei gadget allegati. Cosa sono i gadget? Possono essere le figurine, e qua ci sono quelle, sono proprio le Il figurine. gadget è quello per cui compri anche Ma una rivista o un fumetto, lo capisco. Il è gadget ha chiaro, sempre dalle figurine attirato. al piccolo modellino piuttosto che al tatuaggio, piuttosto che alle carte, insomma ce ne sono milioni, milioni di questi gadget. Ma questo topolino, che è un topolino del 1951, quindi non parliamo dell'altro ieri neanche qui, è un topolino del 1951 che ha la bustina di figurine allegata, pinzata, originale, senza mai essere stata tolta da lì sostanzialmente. Quindi chi l'aveva comprato l'ha preso, l'ha E l'ha messo tenuto. via e l'ha conservato così per 70 anni. E voi avete la possibilità di averlo. Questo è un lotto veramente interessante per un collezionismo specializzato, però quel pezzo che se uno butta dentro nella collezione, anche diciamo in una collezione all'inizio, cioè un po' diventa subito il pezzo da 90, perché un È la pezzo chicca, è quella la che chiamo chicca, io, è la perché chicca. ancora avere, mi hai detto del 1951, un topolino con dentro ancora il gadget, il pacchetto di figurine, che fossi stata io già l'avrei strappato e Come appiccicato tutti ovunque, come noi. credo, immagino tutti. Invece avere ancora tutto integro, sono quelle cose veramente che sono dei piccoli tesori quando tu li vedi, immagino. Quando vai a vedere le collezioni e te le portano, siamo alla ricerca anche di queste cose un po' Allora, particolari. quella è la prima cosa, anche solo quando uno vi fa la prima domanda, la domanda di rito: ma di che lotti, cioè di che fumetti si compone la vostra collezione? E voi potete dire in questo caso: beh, ad esempio, c'ho il libretto numero 29 con la bustina originale sigillata, e già lì la collezione è qua, no? È un livello già più Quindi può alto. aver senso anche per chi magari non ha colleziona Topolino, però per avere un pezzo veramente particolare, ecco, può Esatto, essere anche esatto. interessante. Que questo è un pezzo che anche in quell'ottica di investimento che parlavamo prima, perché qui comincia a costare un po' di più, ma sono sempre cifre, Ecco, insomma, a qui. proposito di cifre, parliamo anche di cifre. Che Allora, base ha questo? questo bisogna offrire 1000 euro per questo lotto, bisogna offrire Come 1000 base, euro come diciamo, insomma, si base. parte da Io 1000. credo possa fare sui 1500, insomma, una cifra del genere, e poi si vedrà, perché sono pezzi che sul mercato escono poco e quando escono sono in condizioni pessime, copertina rovinata, scritte a penna, margini Questo rifilati. invece, come Questo può, mandiamo invece l'immagine magari così lo facciamo è vedere anche ai esatto. telespettatori.
Noi cerchiamo di muoverli il meno possibile perché ci teniamo che siano conservati nel migliore dei modi. Sono oggetti... lo stato di conservazione determina anche il valore, chiaramente. Avete degli oggetti da farci valutare? Avete dei fumetti? Avete dei vostri piccoli tesori a cui siete legati, però non avete idea se hanno solo un valore affettivo o invece qualcosa di più? Chiamateci, il numero in sovraimpressione, scriveteci. La cosa più facile è mandarci delle immagini, non costa niente. info@astebolaffi.it. Alberto, allora, un pezzo così può entrare nella collezione di chiunque, è quella che chiamiamo la chicca noi. Esatto, il pezzo proprio particolare. È la chicca, la cosa che è un po' il sogno di qualche collezionista e insomma è l'importanza, cioè dà proprio importanza a una collezione. Oltre a essere anche questo esteticamente molto bello, ma non continuo a dirlo perché uno magari dice: ma cosa fa un topolino a veda? Sì, un topolino a veda. La risposta secondo me è sì, perché anche nell'ingresso di una casa, no? Per dire, in un mobile, in un tavolino, uno lo può presentare con una piccola teca di queste qua, tipo plexiglass, e ha un pezzo veramente bello. Anche gli amici che vengono a casa alla fine fanno due parole su questo oggetto, dicono: ma che cos'è? Crea sicuramente curiosità ed è anche un valore nel tempo. Sono insomma le passioni, sì, che muovono sono poi le passioni, di fatto. Sono le passioni che quelle che ci tengono anche giovani. Appassionatevi, la Bolaffi segue generazioni e generazioni di collezionisti. Sì. Il gruppo Bolaffi esiste dal 1890, ma qui siamo per presentare le Aste Bolaffi in questa ora di trasmissione insieme con Alberto Pettinaroli. Questa ora parliamo di fumetti, della prossima asta di fumetti che si terrà live, quindi tramite internet, il 17 febbraio. Registratevi, entrate sul sito Aste Bolaffi, chiamate se avete dei problemi sulle registrazioni, partecipare è veramente semplice. Ci sono più piattaforme, ricordiamo che online si può già scaricare il catalogo, quindi questa sera vi presenteremo una ventina di lotti, ma chiaramente ce ne sono molto di più. Quasi 300. Esatto, però non potevamo parlare di tutto. Sì, diciamo che abbiamo portato qualcosa che è un mix, qualcosa che vi può fare incuriosire. Alberto, rimaniamo in Walt Disney, direi, o comunque nella grande famiglia, insomma, di Topolino, ma un po' una famiglia un po' allargata, vero, per il prossimo lotto? Esatto, sì, no, sì, questo sì. Questo è un classico della Walt Disney, appunto, che anche questo lotto ha una particolarità, come quello di prima aveva la bustina di figurine. Questo qua è un'edizione speciale per i magazzini Standa ed è quello che è conosciuto come speciale Standa. È un fumetto del 1962, anche questo qua è in ottime condizioni di conservazione. Anche questo è un po' uno dei capisaldi di una collezione di Disney italiana, sostanzialmente, no? Insieme all'interno anche dei gadget. Ma i fumetti c'erano? Era un misto oppure, perdonami l'ignoranza. Ma no, sostanzialmente, ecco, no. Allora diciamo che Topolino la fa sempre da padrone in queste cose qua, però insomma è uno speciale sostanzialmente che è stato fatto in edizione limitata per appunto i magazzini Standa e che adesso ha preso un interesse commerciale veramente significativo. Quindi un po' brandizzato, allora, lotto, come si direbbe, no? Adesso sì, per il magazzino Standa c'era un'edizione proprio, ma c'è scritto proprio Standa anche no, però insomma è proprio un'edizione particolare. Ha una base di partenza questo lotto di 2000 euro, l'idea che possa farne 2005 anche qualcosina in più, perché comunque è un lotto raro, un lotto ricercato, insomma, secondo me farà. Generazione, direi proprio generazione di collezionisti di fumetti, dai bambini ai ragazzini fino ad arrivare ai nonni. È veramente una collezione trasversale, ritengo, sì, quella sì, di fumetti, cioè che non passerà mai. Un qualcosa che comunque, secondo me, il cartaceo poi in queste cose vince. Sì. Chi legge fumetti, secondo me, ha piacere di avere ancora l'edizione cartacea. Esatto, l'edizione è corretto. Cartacea che c'è ancora un po' anche un, diciamo, da questo punto di vista, no? Di possedere un oggetto. I fumetti, insomma, comunque occupano, secondo me, generazioni di collezionisti, dal bambino che inizia veramente a avvicinarsi, magari guarda solo le figure perché ancora non legge, fino al nonno. C'è ancora questo gusto comunque di avere il fumetto cartaceo, probabilmente, di possedere l'oggetto. Io non mi vedo un online, secondo me, nel futuro del... Poi magari c'è anche quello, no, però il bello di possedere, no? Un fumetto... Il profumo della carta, uno tocca l'oggetto, insomma...
Ma anche banalmente, proprio il rito, diciamo, del collezionista che colleziona le cose di prima mano, diciamo, non sul mercato secondario. Quindi il rito di prendere, andare in edicola, aspettare l'oggetto e portarlo a casa. Chiaro, qua si parla di mercato secondario perché sono oggetti che hanno 80 anni, cioè non è che uno possa andare a comprarli in edicola adesso. Certo, Però l'ha fatto, però dietro gli magari oggetti così c'è la il storia. piccolo collezionista in erba, il bambino magari che si va ancora a comprare Topolino e se lo tiene lì, è un inizio di collezionismo. Forse è la prima collezione che si può fare, no? Sin da bambini, quella del fumetto. Prossima asta dei fumetti è la seconda, come ha detto Alberto. La prima è stato veramente un successone, anche perché tu sei molto in gamba e tra l'altro ti avvali Insomma, grazie, anche però lì. insomma. Beh, perché tu della tua passione hai fatto anche il lavoro, quindi la cosa forse ti entusiasma in modo particolare. Prossima asta, quindi ricordiamo sempre il 17 di febbraio, asta live. Cosa vuol dire? Non c'è una sede, e quindi potrete partecipare comodamente da dove vorrete, basta avere un PC o un tablet. Andate a vedere per modo per registrarsi e tutto il resto, il catalogo, il sito astebolaffi.it. Eravamo il classico, questo classico della Walt Disney che ci ha preparato. Che lotto era, Alberto? Questo Scusami che mi qua era sono un attimo. 826, classico Perfetto. Walt Base Disney, d'asta? standard, base 2000, questo 2000. €2000, pezzo importante, Pezzo importante. Per questo proprio rarissimo, rarissimo, per cioè, collezionisti già, io diciamo. ne ho visti veramente pochi nella mia vita, ma veramente pochi, cioè li posso Se lo contare sulle dici tu, dita insomma, che i fumetti li vedi tutti i giorni. Bene, cosa ci cambiamo adesso? Dove ci di una mano. porti? Cambiamo e andiamo. Vabbè, siamo sempre in Italia come, diciamo, come emissione del fumetto. Quindi Però sono qui tutti in lingua italiana quelli sono che tutti in lingua pre. italiana. Ok, questo era importante Poi ci dirlo. saranno delle statue, le statue finali. Lì qualcuna, insomma, non è del mercato, non viene direttamente dal mercato italiano, ma viene magari dal mercato giapponese, dal mercato americano. Perché sono Non vedo cose che l'ora. hanno. Ma sono divertenti. Insomma, poi le vediamo. Però adesso veniamo a un classico del fumetto italiano di origine italiana, cioè Tex. Tex, diciamo, l'abbiamo avuto nella scorsa asta, insomma, abbiamo avuto una collezione importante di Tex. Nella prossima asta, che appunto sarà il 17 febbraio, avremo una serie molto interessante, di Tex che partono dal lotto numero 31 in avanti, poi lo vedrete online se andate su www.astebolaffi.it, potete tranquillamente consultare il catalogo e vedrete che dal 31 in avanti ci saranno una serie di lotti dedicati a Tex. Lotto 31, la mano rossa, i collezionisti lo sanno, magari chi non colleziona non lo sa, però insomma è il primo numero di Tex, diciamo, è l'edizione È un numero mitico 1. numero uno? Esatto, Cioè il numero esatto, uno è quello, cioè io. esatto. Sì, ce l'abbiamo, poi lo faranno vedere, ma dai, E senti, qui vado a lo prenderlo, prendiamo, lo dai, prendo, questo lo prendi tu, vado vabbè, io, fai il cavaliere, fai il stai. cavaliere, fai vedere la mano rossa. Quindi il numero uno di Tex in Italia era tradotto, ma era la mano rossa, La non era mano neanche rossa, tradotto perché è no, questo è italiano. italiano, Questo no, è aspetta, italiano. Quindi questo è un questo orgoglio è italiano, cioè italiano, questo è vero Tex? tutto italiano, ve lo faccio vedere in camera, lo vedete, qui insomma Quindi le ricordiamo cose, intanto l'otto 31, posso dire la base? e dilla perché non lo 400. spaventa, 400 400 non euro è la base, spaventa. e la stima è 1000-1500, allora qui c'è qualche leggero segno del tempo in più ce l'abbiamo su questo rispetto a quelli di prima, però insomma stiamo parlando di un numero 1, è l'autorizzazione 478 che diciamo è di una certa rarità e lo potete portare a casa partendo da 400 euro. Poi allora questo qua è il numero 1, poi dopo mandate sul nostro sito veramente a guardare perché poi diventano curiosi perché i Tex hanno delle peculiarità collezionistiche. Anche qui sono cose molto specialistiche, però sono anche di facile comprensione. Cioè in pratica i numeri di Tex sono stati più volte censurati. Quindi ci sono delle censure, ma Ma quindi veramente praticamente uscito e poi ritirato dal mercato, per cui è diventato ancora più introvabile? Esatto, e poi in pratica, perché cosa succedeva? Stiamo parlando di censure, insomma, di una pudicizia di altri tempi, Vabbè, non è che stiamo l'Italia era famosa, esatto. diciamoci la verità, Cioè, per magari c'è censurare un un po' la avverbio qualunque. tolto, un purtroppo tolto, ma andate a vedere veramente sul nostro sito, sul nostro Tra l'altro catalogo, sul insomma, nostro sono cose. sito, visto che il catalogo in questo caso non è cartaceo,
cartaceo, ma è solo online. C'è la possibilità anche, Alberto, di fare delle ricerche in base al fumetto? Certo, noi abbiamo diviso, abbiamo diviso in varie categorie. Voi, allora, è più difficile, diciamo, sarebbe più facile se fossi lì con voi e ve lo facessi vedere, diciamo, direttamente al PC, ma è semplicissimo, perché voi andate su www.astebolaffi.it, cliccate sul catalogo dell'asta fumetti, perché vedrete che non c'è solo quel catalogo, perché ci sono anche altri dipartimenti, certo. Ci sono altre aste in corso e altre aste future. Che tra l'altro presenteremo tutte le settimane, quindi state sempre collegati, perché ogni settimana, ogni volta che ci sarà un'asta, ci saremo io, Alberto Ponti, sempre a presentare con l'esperto sempre. Quindi questa chiaramente è una delle tante trasmissioni che ci saranno legate proprio a questa. Comunque, per tornare, poi chiudiamo invece il discorso online, andiamo più sul tangibile. Sulla parte sinistra, diciamo, della videata ci sono le varie categorie, quindi ci sono i fumetti dell'anteguerra, tra cui Topolino, ma non ci sono solo quelli, perché ci sono anche altri giornali, insomma, il Corriere dei Piccoli, l'Intrepido, insomma, ce ne sono tanti divertenti. Quindi è facile anche da andare a fare delle ricerche con parole chiave, poi ci saranno anche i personaggi. Immagino. Ci saranno anche i personaggi, poi non so, ci sono tutti i lotti dedicati a Tex, i lotti dedicati a Dylan Dog, a Zagor, insomma. Un totale, mi hai detto, più o meno di lotti complessivi? Sono più o meno 300, un pochettino meno, però più o meno 300. Beh, più o meno una 300. Bella asta, complimenti, sì, insomma, una bella raccolta di materiale. C'è scelta e c'è possibilità di comprare bene anche, quindi insomma, diciamolo. Insomma, stiamo presentando in questo caso invece la Mano Rossa, che ho scoperto questa sera, ammetto essere il numero uno, il mitico numero uno di Tex in Italia. Vabbè, datato non so, detto... qui purtroppo c'è il fai vedere anche perché numero uno è scritto sulla costa, però insomma, magari ci saranno delle immagini che possiamo poi mandare per farvi vedere. E poi ti dico, queste qua sono i primi numeri, no? Poi vi farei vedere anche un altro lotto, credo che stia per passare l'immagine, che è del lotto 72. Andiamo, esatto. Che è l'edizione cartonata di Tex. Che cos'è cartonata? Cartonata brossurata. Esatto. Si può dire brossurata, esatto. Sì, quella sì, più sì. Con la copertina rigida, quell'edizione chic. Perdonatemi, chic, perché ancora adesso ci sono in tante anche nei cataloghi dell'arte, delle arti, cioè la brossurata, che costa sempre un po' di più, anche perché è fatta per durare più nel tempo, chiaramente, quindi un'edizione deluxe, diciamo. E poi prima Elena, che dicevamo, ci sono cose sia per i collezionisti sia per chi ha voglia anche di arredare. Parlavamo di Dylan Dog, ma dei bei Tex, voi non sapete in quante case di collezionisti non solo di fumetti, anche di altri oggetti, proprio non sapete in quante case ho visto numeri di Tex a ricoprire, tappezzare le librerie, i cartonati, insomma, sono divertenti, perché vendono subito un ufficio, uno studio anche ma in casa, caldo. Logo, e poi un modo anche per fare due chiacchiere. Hai anche tu la collezione, io leggevo invece questo, ma hai questo numero, è anche un modo. E quindi questo lotto 72 sono 32 volumi di Tex cartonati, ci sono anche dei numeri di una certa varietà, insomma, La conquista del West, Il mio nome è Tex, ma insomma, poi questi li potete scoprire, guardate sul sito, le foto del lotto l'avete vista, ma potete andarle a rivedere sul sito, insomma, ce ne sono di più, sono anche più dettagliate, e insomma, divertitevi con questo lotto. Volete più informazioni, volete entrare nel dettaglio in modo particolare di un lotto, volete sapere magari quali sono i titoli che le compongono, c'è un numero di telefono attivo, lo vedete in sovraimpressione, lo 011, oppure scriveteci a info@astebolaffi.it, vi risponderemo prestissimo. Cambiamo e però ho già visto con la coda dell'occhio che qui c'è stata una delle mie passioni giovanili, insomma. Chi è che non si è innamorata di Dylan Dog? Vabbè, è un personaggio fascinosissimo. Beh, infatti poi hanno fatto film, hanno fatto di tutto, è diventato, ha lanciato secondo me anche un po' un modo di vestirsi, atteggiarsi, almeno ai tempi. Ha fatto una generazione sostanzialmente. Ammetto che io ero sensibile al fascino, ecco. Insomma. Vabbè, poi sono un bell'uomo, ci sono belli uomini e belle donne, insomma, belle è tutto. Donne. Era glamour, diciamo. Era glamour. Mistero, insomma, è divertente. Sì. E noi qui abbiamo, è l'otto numero 81, noi qui abbiamo la collezione
completa dal numero 1 fino ai giorni nostri. Una curiosità, visto che mi porti indietro un po' negli anni alla mia gioventù, di che anno è il primo Dylan Dog? Dell'86, 1986. Sì, ero già nata, confesso, ero già nata e sapevo già leggere. Comunque, con il titolo del primo Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, adesso tutto il giorno che mi fai vedere una cosa o l'altra mi fai impazzire. L'alba dei morti viventi, quindi abbiamo detto del 1986. Questa è una collezione completa? Questa è una collezione completa dal numero 1 ai giorni nostri, quindi stiamo parlando collezione di importante. Volumi. Sì, una collezione importante, è una collezione che ha una base d'asta di 400 euro, però la stima è di 1000-1200, perché insomma... Giustamente tu dici sempre la base è quella che è la previsione, quello che noi pensiamo in base alla tua esperienza, chiaramente a quello che è il mercato dei fumetti, che possa essere il realizzo. Come funziona un'asta? Perché magari noi diamo per scontato, ci lavoriamo da tanti anni e per noi è pane quotidiano, per chi non avesse mai partecipato un'asta, c'è una base, in questo caso 400 euro, ci saranno dei rilanci che voi vedrete chiaramente sul vostro PC, perché saranno online, non so, io dico 400, 450, 500 per dire, ecco, insomma, poi leggetevi anche quali sono i rilanci. Voi potete decidere di partecipare con un click e andare su del prezzo fino a quando vorrete, fino a quando ritenete che sia il prezzo corretto. Sappiate che poi sull'aggiudicazione, quella che quando c'è un'asta tradizionale è il colpo di martelletto che sancisce la fine, no? Del combattimento per quel lotto, sul prezzo finale che noi ipotizziamo per questo lotto possa essere 1000-1200, ci saranno i diritti da pagare. I diritti li potete scaricare, sui cataloghi sono sempre scritti, sull'asta dei fumetti sono pari a 25% comprensive di tutto, intendo l'IVA, tassazione eccetera, chiaramente... È importante dirlo per chi non ha mai partecipato a un'asta, avete comunque un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica, chiamateci per entrare anche nel dettaglio proprio sull'operatività, su come partecipare. Mi raccomando, chiedete prima, perché allora l'asta sembra una cosa distante, una cosa che dici chissà che complicazione è, invece non è una complicazione, è un divertimento, solo che bisogna arrivare preparati, quindi ci date un colpo di telefono. Arrivate preparati al 17 febbraio, alle 14.30 inizia l'asta, partite con un bel po' di anticipo, andare a vedere intanto il catalogo, se avete piacere, siete di Torino, vi volete fare una gita nella nostra bella città, il 14 e il 15 presso lo spazio Volaffi in Corso Verona ci sarà su appuntamento la visione lotti, quindi potrete venire proprio a vedere fisicamente i lotti che verranno poi battuti all'asta, e mi raccomando registratevi per tempo, perché poi quando l'asta parte, parte chiaramente, bisogna essere pronti con il click per partecipare. Esatto. E ancora qualcosa da aggiungere su questo lotto di Dylan Dog o passiamo al prossimo? Ma secondo me andiamo avanti, anche perché mi sembra che il tempo stia tirando. Quando ci si diverte vola. E allora andiamo avanti con il prossimo lotto che hai selezionato per noi, per i telespettatori. Andiamo avanti con il lotto 107, che insomma lo state vedendo da casa. Il lotto 107 è il numero 1 di Zagor, quindi stiamo parlando di un altro personaggio. Torniamo un po' indietro, diciamo, rispetto a Dylan Dog, chiaramente, come cronologicamente sto parlando, però è la prima edizione del 1965 in eccellenti condizioni. Anche qui c'è qualche leggerissimo segno del tempo, un segno normale, normali segni ai margini, insomma, ma lo vedete perché dalla foto, insomma, si riescono a capire tutti i difetti. Diciamo che le nostre foto, non spaventatevi se vedete qualche difetto, perché per correttezza cerchiamo quasi non dico di accentuarli, ma di farli comunque vedere, no? Se è corretto, è meglio sempre specificare e mettere tutto nel dettaglio, soprattutto per chi non potesse magari venire a vedere i lotti. Questo la Volaffi lo fa sempre, per qualsiasi tipo di asta c'è una descrizione puntuale, che sia il vaso cinese, che sia l'orologio di secondo polso, siamo famosi per, diciamo, chiaramente si enfatizzano le qualità degli oggetti e le rarità, ma si segnalano puntualmente qualsiasi tipo di difetto. Difetto che però, secondo me, e non solo secondo me, è segno anche di bontà, che gli oggetti sono originali, perché un fumetto che ci arriva
arriva dagli anni 50, 60, 70, ma anche dagli anni 80, che ha probabilmente passato anche traslochi, per quanto magari è stato ben tenuto, sì, però, cioè è carta. È carta. È carta. Direi che qualche segno è carta, solo sinonimo di originalità. Esatto, qualche segno, cioè, ma insomma, poca roba. Zagor era un altro bell'uomo. Zagor era no? Un altro bell'uomo. Un bell'uomo, po' come te, un fisicato, sì, vero? Sì, una volta. Praticamente questo numero, il numero uno di Zagor, fa parte della collana Zenith gigante, e questo qua è appunto il numero uno del 1965, belle, ottime condizioni, base d'asta 300 euro, per una stima molto più alta, perché abbiamo visto anche nella scorsa asta se lo sono rubati dalle mani, e questo è stimato 800.000 euro, però insomma si parte da 300 e vediamo, insomma, e vediamo dove si va, vediamo qua, dove volerà, perché esatto, è anche bello vedere queste competizioni che si scatenano tra chi desidera giudicarsi un lotto. Il bello è l'adrenalina anche di partecipare a, sì, un'asta, sì, prossima, sì, asta 17 febbraio, fumetti, asta live, sito internet astebolaffi.it per scaricarvi chiaramente gratuitamente il catalogo. È un'asta che riguarda i fumetti, cioè visti nel modo più tradizionale, ma io ho già visto che mi porti anche delle figurine. Ti porto anche delle figurine, perché spessissimo diciamo a delle serie di fumetti si accompagnano delle edizioni di figurine, proprio il classico album con le figurine da completare, le bustine che si possono comprare. Noi qui abbiamo degli album completi, io sto parlando adesso, sto parlando dell'880, che è l'album di figurine di Dylan Doctor. Andiamo indietro perché poi i gadget li abbiamo messi dopo, che insomma ce lo faranno vedere anche qui. È un album di figurine completo, ha una base d'asta divertente, se vogliamo, 50 euro, quindi insomma è accessibilissimo. Per avere una piccola curiosità, perché esatto, un album comunque completo, quindi senza buchi mancanti delle figurine di Landau. Bravissima, ed è stimato 200-300, quindi insomma si parte da 50, che è veramente il cheap. Vedete, anche piccoli prezzi, ma tutti con la dignità di essere inseriti in un'asta, in un catalogo, un'asta Bolaffi. Ricordiamoci che dal 1890 ci prendiamo cura dei collezionisti da generazione. Questa è l'asta forse veramente che mette d'accordo nipoti o bisnipoti sì, con nonni o bisnonni. È un'asta veramente, mi piace dirlo, trasversale, uomini, donne, ragazzi, cioè il fumetto è veramente, immagino che tu lo tocchi tutti i giorni con mano, no? È veramente a 360 gradi. Poi appunto fumetto, ma anche tutti i gadget legati al fumetto. Poi se non siete appassionati di Dylan Dog, andate comunque, non so come facciate a non esserlo peraltro, però andate a vedere il nostro catalogo. Intorno all'880, quindi appena prima, appena dopo, ci sono altre collezioni di figurine, album completi, insomma troverete sicuramente qualcosa. Andate a vedere online www.astebolaffi.it il catalogo dell'asta. Piccoli prezzi, curiosità, chicche e invece oggetti anche per i grandi collezionisti. Esatto. Quindi veramente ce n'è proprio per tutte le tasche e per tutti gli interessi. Scusa, diciamo, se ti interrompo, ma è un po' la politica di tutte le aste Bolaffi, cioè avere l'oggetto sempre selezionato ma di valore basso, e avere l'oggetto invece di valore più significativo, poi basso o alto dipende chiaramente anche dalla disponibilità economica, però più significativo in relazione, diciamo, alla tipologia di oggetto, per abbracciare tutti i collezionisti, perché alla fine si nasce collezionando appunto figurine, fumetti, in modo spontaneo così, esatto, e si finisce con i grandi pezzi e le grandi chicche. E la cosa bella è che la Bolaffi però tratta con la stessa dignità, con la stessa importanza, dall'otto da 50 euro fino, esatto, ad arrivare alle grandi rarità. Dobbiamo un po' stringere, mi dice la regia, abbiamo circa un quarto d'ora. Allora lasciamo l'album di figurine e tutti quelli che mi hai detto che, mm-hmm, ci sono online, quindi possono andarle a vedere tranquillamente, o potete chiamarci o scriverci. E dove andiamo adesso? Allora adesso andiamo in queste statuette che ti dicevo, perché sono veramente curiose, veramente belle. Allora è una selezione di statue, cioè non ce n'è solo una. Hanno, l'otto di cui parliamo adesso che vedete voi è una, perché insomma l'otto 284, che è la statua dell'incredibile Hulk contro Spider-Man. Quello che si stracciava
tutti vestiti quando si trasformava. Proprio lui. Ed è una statua di grande rarità e di grande interesse, perché intanto i personaggi sono più che conosciuti, e poi è una statua che ha un mercato veramente internazionale. Cioè, non pensate che noi prendiamo queste cose che adesso sono a Torino e rimangano qui. Non rimangono qui, vanno distanti per forza. E poi chissà da dove ti sono arrivati anche, insomma, perché poi cioè, insomma, sarebbe, ci sono... mi piacerebbe raccontarlo, però sai c'è che anche una privacy, cose non si può raccontare, insomma ci sono tutta una serie di cose che non si può, però insomma vedete, chiamate che magari insomma due dici qualche caratteristica in più di questa statua di Hulk, insomma. Allora sono intanto la regia immagino che possa mandare le immagini è realizzata ufficialmente dalla Marvel, chiaramente, ed è stata realizzata in soli 750 esemplari, quindi sono pochissimi, perché poi 750 a livello mondiale è niente. Il nostro è l'esemplare numero 725, quindi numerato e nella scatola, chiaramente. No, stiamo parlando di un oggetto nella scatola che non è stato tirato fuori dalla scatola, Elena, non è che stiamo parlando... È giusto, questo anche raccontare che ci sia la scatola è un po' come gli orologi, è quello che dà veramente valore, che sia ancora... integro e praticamente veramente quasi mai toccato, è intonso a tutti gli effetti, perché insomma questi oggetti, queste statue hanno un interesse collezionistico anche in quanto sono corredate da tutto quello che è la scatola, certificati, è possibile risalire al numero preciso di serie, e quindi sono oggetti che hanno una grandissima rarità, che continuano a crescere, difficilissimi da trovare. Questo qua parte, l'8284 parte da 1500. Però è veramente niente, è prudenziale perché è un lotto che dovrebbe fare sui 4-5 mila, insomma, ma tranquillamente. 750 pezzo... per tutti gli appassionati di questo fumetto, un personaggio pazzesco, cioè Hulk, l'incredibile Hulk, questo omone che quando si arrabbiava non si stracciava tutto, diventa meraviglioso. Noi abbiamo a disposizione il numero 725, quindi numerato su 750, una base d'asta sicuramente che può sembrare importante, in realtà molto prudenziale, sarà uno di quei lotti che ci faranno probabilmente sognare, vero Alberto? Sì, ma sicuramente sarà così, insomma. Il mondo dei fumetti e di tutto quello che c'è intorno, fondamentalmente fumetti, anche questo po', chiamiamo feticismo, passione che c'è per i personaggi dei fumetti, Comunque, se ti interrompo, però do l'appuntamento, senso, avete a casa qualcosa del genere che magari vi era stato regalato e l'avete comprato in modo intelligente quando magari erano appena usciti e costavano di meno? Mandateci delle immagini a info@assebolaffi.it. Alberto e i suoi collaboratori vi risponderanno. Le nostre valutazioni sono assolutamente gratuite per quest'asta e per anche tutte le altre genere asse. Quindi scriveteci, mandateci le vostre immagini, così magari potreste essere i protagonisti voi nelle prossime aste Bolaffi. Questa è quella del 17 febbraio. Sì. Hai ancora qualcosa da dire su questa incredibile statua dell'incredibile Hulk? No, volevo solo dire che se non vi piacesse anche qui il soggetto, andate a vedere sul catalogo, perché lì intorno, un po' più avanti e un po' dietro, parlavamo dell'8284, quindi dall'8280 in avanti fino alla fine del catalogo, come detto sono circa 300 lotti, ci sono altre statue di varie tipologie, varie dimensioni e con varie basi di partenza, quindi se uno volesse magari una statua anche un po' più affordable, diciamo, come prezzo, la trova sicuramente. E sono tutti, come detto prima, oggetti selezionati e oggetti insomma destinati ad un futuro ancora più roseo di quello che stiamo vivendo selezionati adesso. E che stanno passando attraverso le aste Bolaffi, una garanzia dal 1890 fondamentalmente, un'azienda che segue generazione di collezionisti, quindi voi potreste essere i prossimi a
aggiudicarvi uno di questi lotti stupendi che ci ha portato Alberto Pettinoli, il nostro esperto dei fumetti, per l'asta del 17 febbraio. 14.30, collegatevi, ma portatevi avanti, iniziate a registrarvi già adesso. Qualsiasi problema, siamo a vostra completa disposizione. Il tempo scorre, Alberto, abbiamo ancora due cose da presentare. Siamo rapidi perché voglio presentare tutte e due, non voglio perdere niente. Allora, lotto 257, l'uomo ragno, anche qua cambiamo ancora genere, ma insomma siamo sempre nel genere del conosciutissimo, non del conosciuto. Sì. Questa è la collezione completa, anche qui collezione completa dal numero uno ai giorni nostri, in italiano chiaramente, con tanto di gadget e allegati, perché come dicevamo prima, diversi numeri hanno allegato appunto dei gadget, che possono essere le figurine, possono essere delle carte, possono essere insomma varie cose, e in questo lotto ci sono i gadget, e stiamo parlando di circa 680 fumetti, quindi stiamo parlando di un bel insieme, d'altronde dal numero uno ai giorni nostri. La base d'asta in questo caso è di 500 euro e diciamo, stimiamo anche qui in maniera relativamente prudenziale di farne 1.500-2.000. Perché insomma anche qua è una collezione che trovarla completa è difficile. Che bello trovare una collezione però completa e pensare magari iniziare anche adesso, anche magari per non, cioè una persona che si è detto l'uomo ragno sì, magari in gioventù ne aveva letto qualche numero, adesso pensare di poter avere per la propria famiglia anche una collezione completa di un personaggio su cui altro che film, hanno fatto di tutto sull'uomo ragno, dai cartoni animati ai film, insomma un personaggio, ai bambini che a Carnevale si vestono da uomo ragno ancora adesso, perdonami, però di fatto è così. Ma avere a casa una collezione per cui tu dici inizio a leggerla adesso, finisco non so quando, però ce le puoi leggerteli tutti, deve essere una cosa meravigliosa. E poi tra l'altro una base, mi sento di dire anche qui, molto prudenziale. Ricordiamo la base al lotto. Allora, la base d'asta è 500 euro, ma ricordiamo che sono 680 fumetti, quindi cosa stiamo parlando? Neanche un euro fumetto, sono 70 centesimi. Pazzesco. Quella è la base. No, comunque mi veniva da ridere quando prima raccontavi di gente che parte, diciamo, prendendo il blocco iniziale della collezione e continua a collezionare, perché nella scorsa asta è successa questa cosa qua. Non era studiata. Io l'ho proprio pensato perché invece mi sono entusiasmata e ho detto "Ma quasi". Ci stavo già facendo un pensierino io. Vabbè, ma insomma. Quindi lotto 257, 500 euro offrite, veramente, cioè ve lo dico col cuore, offrite, che sennò offro io. Poco. Il prezzo si alzerà sicuramente. Ricordiamo che poi sul realizzo ci sono le commissioni da pagare, pare mi hai detto il 25%. Comprensivi di IVA, comprensivi di tutto. 17 do l'ultima volta l'appuntamento, anzi non so se sarà l'ultima volta, asta dei fumetti, 17 febbraio, un'asta solo live, quindi non dovete muovervi, potete partecipare da dove volete, basta avere chiaramente una connessione internet e un computer, insomma un collegamento. Oppure un telefonino, hai ragione, per chi non deve usare questi il telefonino è anche perfetto. L'asta sarà live, ma la visione Lotti ci sarà, quindi il 14 e il 15 febbraio presso lo Spazio Balaffi in Corso Verona. A Torino saranno esposti tutti i lotti presenti in questo catalogo. Per prendere un appuntamento vi consiglio di chiamare il numero 011 056 1684 oppure scrivere una mail per fissare un appuntamento a info@astebolaffi.it. Alberto, hai un'ultima, mi sembra, chicca importante che ti sei tenuto po' all'ultimo. Ma in realtà sì, questa sì certamente, ma è proprio il blocco che gravita intorno a questo lotto 242, che è quello che stiamo presentando, che vedete. È un lotto che ha una base di 100 euro ed è un manifesto di Corto Maltese. Allora, perché dico i lotti che gravitano? Ma di Corto Maltese ci sarà anche altro, immagino. Sì, ci sarà anche altro. Ce n'è uno, ce ne sono due o tre in realtà di manifesti, o serigrafie o litografie, insomma, guardatele sul catalogo, e sono molto belle perché arredano, sono proprio belle da vedere appese al muro. Corto Maltese è un altro di quei personaggi super affascinanti.
affascinanti e se abbiamo deciso, sì, di grande fascino, sì, no? Sì. Cioè, e se abbiamo deciso, noi tra l'altro come Bolaffi, probabilmente lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo questa sera, noi da sempre ci siamo occupati di manifesti, di affiche. Abbiamo da sempre un'asta, anzi in realtà due più aste all'anno, che si occupano proprio di manifesti. Abbiamo deciso di togliere all'asta dei manifesti questi riguardanti i personaggi dei fumetti, fondamentalmente dei comics, delle strisce, proprio perché ci sembrava bello, no? Inserire qui dentro nella prossima asta anche qualche manifesto, perché abbiamo detto fumetti ma anche tutto quello che c'è intorno ai fumetti, esatto, che riguarda i grandi personaggi. Poi appunto questo è un manifesto, ma fate, cioè date un occhio sul catalogo, ci sono appunto anche litografie firmate, serigrafie, ci sono delle tavole, ci sono dei disegni originali, insomma andate a vedere sul catalogo perché veramente qualcosa lo trovate di sicuro, perché si passa da Walt Disney a Bonelli a Corto Maltese, insomma a Tex, a Zagor, a Dylan, certo, Dog, insomma certo, tutti grandi, certo. A Hulk, quella statua. A Hulk, è la statua, statua allora lì. Secondo me su quella statua un pensiero quella ce lo puoi fare lì, ma guarda che è anche veramente ma è un pezzo d'arredo, lo so che è un po' blasfemo dirlo, esatto, mi rendo conto, esatto, che il collezionista di fumetti ma cosa dice quella signora? Però secondo me è anche un lo so, è un po' blasfemo, ma non ascoltatela troppo, ascoltatela su altre cose, ma non ascoltatela troppo sulla conservazione, sulla conservazione delle statue, che non è il suo forte. Non so bene quanto manchi, so che c'è una carrellata riassuntiva, forse possiamo già mandarvela in onda, così vi facciamo ripercorrere tutta la trasmissione tramite le immagini. Ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati, per chi si fosse collegato e avesse visto questa carrellata di fumetti, di personaggi, di eroi legati al mondo dei comics e dei fumetti fondamentalmente, stiamo presentando con Alberto Pettinaroli, siamo quasi alla fine della trasmissione, la prossima asta legata proprio ai fumetti che si terrà il 17 febbraio a partire dalle 14.30. L'asta, ricordo, sarà solo live, si potrà partecipare solo via internet e la visione dei lotti sarà su appuntamento il 14 e il 15 febbraio presso lo Spazio Bolaffi in Corso Verona a Torino. Perché Alberto comprare un fumetto o un personaggio legato a un fumetto, insomma comprare in un'asta questo genere di oggetti piuttosto che andare senza nulla togliere da un bookingist a un mercatino? Perché? Che valore c'è, un valore aggiunto, Alberto? Allora, noi facciamo una selezione, partiamo dal mare magnum, diciamo, di tutte le segnalazioni che arrivano, di tutte le collezioni che ci vengono proposte, le scremiamo, prendiamo quelle più interessanti e le rendiamo disponibili a voi, diciamo, mettendoci dietro il nome Bolaffi e la garanzia di autenticità che questo nome si porta dietro da di più di 125 anni. Possiamo dire che tu e tutti gli esperti che lavorano con te, non solo in questo campo, chiaramente in tutti i campi, la Bolaffi fa già un lavoro, una scrematura, fa già un primo lavoro selezionando i pezzi giusti, i pezzi unici, quelli meglio conservati. In effetti da casa, se avete degli oggetti a casa, delle collezioni, mandateci qualche foto, mandateci qualche immagine, poi ve le chiederemo e vi diremo ok, sono cose adatte all'asta oppure sono cose che hanno più un interesse amatoriale che potete tenervi, diciamo,
facciamo come ricordo, come passione, insomma. Ma siamo qua apposta, chiamateci, diciamo il numero l'abbiamo detto gratuitamente più volte. E con grande serietà e anche sincerità daremo un valore ai vostri oggetti, diremo perché no, se saremo interessati magari per una prossima asta oppure no. So che mancano pochi secondi, dobbiamo chiudere, vi diamo l'appuntamento intanto con le asse Bolaffi per le prossime trasmissioni, le prossime asse, quindi non mancate. Io ringrazio tanto il nostro esperto Alberto Pettinaroli, grazie anche a chi ci ha seguito. Buona serata a tutti, grazie ancora, chiamateci, scriveteci.